bentornati a voi. Eccoci qui. Buonasera. Buonasera. Ancora qua, eh? Greggio Gampazzo, buonasera. Fernando Siani, applauso. Massimo Gampazzo. Grazie. Sua Eminenza. Sua Eminenza Gampazzo. Campazzo caro. Sua emittente. Visto come siamo. Arriverai qui anche a Campazzo Channel un giorno. Prima però, finché siamo su Udinese TV. Chiedere a Campazzo. Questa è allora. La dottoressa ma presenta. Presentiamo un attimo. La nostra mitica notaia, la signora Francesca. Signora, signorina, ragazza, bambina, insomma. Scegliete voi il termine con quale definirla. Cosa stava dicendo lei? Era notaio. Che sostengo che ci debba essere una trasmissione dedicata a Campazzo con chiedere a Campazzo. Il tuttologo. Mi sta prendendo una volta c'era Roberto Vacca, che comunque è arrivato a 80 e passa anni, tuttologo, adesso abbiamo Campazzo. Possiamo anche chiudere questo bel momento di televisione presentando qualcosa di diverso. Esatto. La signora Giulia Spadaccio. Signora, vabbè, signora, no, non esageriamo. Voglio dire, poi è giovane. La signorina Giulia Spadaccio, ecco. La signorina Giulia Spadaccio, applauso. Di rosa vestiti. Buonasera a tutti. Sul rosa non ride? Sul rosa non ride? La puntata scorsa sul bianco ridevi, sul rosa non ridi? No. Vabbè, sul rosa. Perché rosa non è candido? No, rosa è più così. Poi è rosa antico, quindi. Ah, allora vedi che signora era giusta. È più, no, più rosa, no, della sua bambina. Età. È più rosa della sua età, dai. È vero o no? È da prima comunione. Ecco, va bene. Perfetto. Ma vogliamo iniziare con la trasmissione e continuare a disquisire sulle variazioni cromatiche del vestito di Spadaccio? Appunto, perché la donna, voglio dire, quei ritocchi estetici può cambiare. C'è 54 anni la Spadaccio. Sembra, Sembra, sì, sì. Li porto bene, no? Assolutamente. Arrivarci a 54 anni. Soprattutto così. Vogliamo presentare le due squadre? Allora, stasera abbiamo Orsaria contro Codroipo. Sì. Orsaria ovviamente ha cambiato equipaggio, vincitrice dello scorso anno, e abbiamo due volti nuovi di zecca. Esatto. Buonasera. Buonasera a Federico e Francesca Monutti, Monutti Brothers. Monutti Brothers. I Monutti Brothers. Pronti? Su di loro c'è comunque, insomma, una responsabilità importante. Dovete... Senti la spada di Temistocle sulla testa, sì, sì. La famosa spada di Temistocle, dovete tenere alta, insomma, la testa, perché siete i campioni in carica, giusto? Quindi vi avranno sicuramente, il mitico Furlano vi avrà sicuramente indirizzato, testa così. Poca giusto? Pressione. Poca pressione. Oh, inapprezzabile. Io posso non immaginare. Ho dormito. Tu non hai dormito. Va bene, va bene, va bene. Detto ciò, l'equipaggio che praticamente ha passato il turno preliminare eliminando Rive d'Arcano, e nuovamente con noi l'Udinese Club di Codroipo, Silvia Aurora. Buonasera. Le nostre storiche medievali. Sono più storiche o più medievali? Andrei più storiche. Più storiche, va bene, va bene, va bene. Giusto così, per dire una donna medievale è fantastica, non l'ho ancora sentito. Non so se rientra nell'apprezzamento o nell'insulto, lo scopriremo più avanti. Ma io voglio sapere cosa ha spinto i Monutti Brothers a partecipare a... Spinto materialmente, accompagnando con dei soldi. Fantastico. Giustamente si cerca. È chiaro. Furlano, se ti azzardi a suggerire pene corporali che io stesso eseguirò. Questa volta prometto che sarò verrà io stesso. Verrà defenestrato direttamente. Questa è comunque della permuta del debito con la partecipazione è fantastica. Esatto. Voi avevate debiti con qualcuno? Scusa Silvia, no. Aurora, no. E siete venute qua spinte da? Siamo molto motivate dalla presidentessa Daniela Fabris. Brave. Oh. Applauso. Applauso, applauso perché Codroipo non c'era l'anno scorso. È l'unico club nel novero di quelli che possono andare in semifinale che l'anno scorso non c'era. Ricordiamo che c'è già un accoppiamento in semifinale, Faedis andrà a vedersela contro Roveredo, l'equipaggio che andrà a vincere stasera andrà a vedersela invece contro Fagagna, quindi sono quattro squadre, due semifinali molto molto interessanti. Molto molto interessanti. Equilibrate credo anche. Dobbiamo ringraziare un po' di sì. Gente. Facciamo le parti invertite stavolta? Ringraziamo. No, io mi trovo benissimo a ringraziare la Buca di Bacco. Allora, ti dico la verità. Io mi trovo gli amici della Buca di Bacco, che come ogni volta che presentiamo qui il quiz. Sta salutando, grazie ci Roberto. Ci salutano da dietro le quinte, soprattutto ci offrono tantissime robe, ci offrono il vino, ci offrono gli affettati, insomma siamo sempre carichi e rifocillati ogni volta che partiamo con Tutto Quiz, grazie alla Buca di Bacco. Grazie a quel salame di Roberto. Grazie molto, a quel salamone molto bene, di Roberto. Molto bene, molto bene. Detto ciò, tornando un pochettino più seri,
Se dovessi andare in viaggio, ancora una volta, chi vince? L'equipaggio vincitore, due persone, andranno a godersi un weekend lungo a Ibiza e Formentera con un accompagnatore speciale che ancora una volta sarà Andrea Pellizzari. Tutto questo grazie a chi? Grazie all'agenzia Viaggi Turismo 85, l'agenzia del Friuli Venezia Giulia, che in collaborazione con l'Udinese Calcio ha permesso la realizzazione di questo viaggio. Grazie, grazie, grazie. Abbiamo fatto gli onori di casa, doverosi. Abbiamo ancora i Furlanos abbronzati alla precedente esperienza di Ibiza, possono confermare insomma che è stato meraviglioso, lo sarà sicuramente anche quest'anno. Partiamo con il primo gioco. Ma vadi. Una canzone per te. Proviamo i pulsanti, giustamente dice il giudice ci fa notare che dobbiamo provare i pulsanti. Signore. Giustamente, corretto. E questo funziona. Giusto anche il microfono, perfetto. Un tecnico praticamente. Bravissimo. Perfetto, funzionano anche i pulsanti, siamo davvero pronti per iniziare. Controllo di regolarità. Allora, io chiedo un attimo di raccoglimento. 3-4 secondi di raccoglimento per questa signorina che lancia un applauso e applaude. Hai ragione. Allora, avete tanto sindacato su questa novità del pulsante. Avete fatto l'applauso per tutte le puntate perché adesso non fanno. Devo dire che se Campazzo chiedesse un applauso per questa penna si spellerebbero le mani. Mi hai chiesto tu per i pulsanti, niente. Però dai, un applauso per i pulsanti. Un applauso, dai. D'accordo. Praticamente questa puntata è un pendolo che oscilla tra un applauso e l'altro. Riusciamo a cominciare. Allora, spieghiamolo bene per Orsaria, perché Orsaria è la prima volta che gioca. È una novità di quest'anno. Andremo a proporre 5 canzoni da indovinare nel miglior tempo possibile. Come parte la prima nota potete prenotarvi. Risponde soltanto il capitano, uno solo. Chi è il capitano? Perfetto. Furlano. È comunque Furlano. A prenotazione, non può, no, se rispondete prima di esservi prenotati o prenotate, non vale, lo sapete già perché voi avete giocato. Siamo pronti? Canzoni italiane, straniere oppure colonne sonore. E partiamo proprio da una grandissima colonna sonora. Film bellissimo. Via! Bravi. Seconda, altra colonna sonora. Secondo me, ma il giudizio personale, è più difficile questa. Sono d'accordo. No, fermo, suggerito Lorenzo, peccato di fermo. Orlano, maledetto. Fermo. No, non vale. Suggerito lui, non vale. Ti ho visto dai. Hai detto il termine, hai detto proprio la canzone. Boom. Quindi? Vai avanti, a sentire. Vai avanti, regia. Tanto secondo me non la indovinano comunque perché è molto difficile. È un classico. No. Sì. Occhio. Tanto non la indovino. Schiaffo morale, indovinano adesso? No. Stop. Jurassic Park. La sapevate? Sì. Vabbè, dai, subito crepe interne la squadra di Orsaria, però c'è ancora tanto tempo per recuperare. Canzone straniera, non suggerite neanche da parte di Codroico. Fermi, perché tanto noi... Vediamo tutto. Ti stiamo guardando, tutto. Ce l'hai apposta anche perché stronchiamo tutto. Sì. Canzone straniera, anche in questo caso questa credo famosissima. Che dopo un nanosecondo si risponda. Sì. Così in più. Una parte. Tempo. Quando vuoi. Entro l'anno. The final count. Esatto. Buona. Buono giudice. Sul filo di lana. Bravi. 1-1. Fa brutti scherzi, però alla fine te ne sei uscito bene. Però buona, giusto. Ancora colonna sonora, un film che le donne hanno apprezzato tantissimo. Anche alcuni maschi. Vabbè. Pretty Woman. Esatto. Hai visto una frazione di secondi. Hai visto anche ieri, Silvia, che... Uno esclude l'altro. Pretty Woman.
Charmini che ricorda un po' Campazzo. Uguale, proprio identico, fin da piccolo. Ma qualcosa sì, no? È brizzolato. Oh, direi, forse... sì. Ma sì, anche una Fiat. È Richard Ghiri che ricorda Campazzo, effettivamente. Anche una Fiat Panda è argentata, forse per quello. Tornando più seri, ultima colonna sonora, non dico nient'altro, pazzesca. Bisogna indovinare il titolo della canzone. Sempre loro. Titanic. Giusto, giusto, esatto. giusto. Buona, buona, buona. Buona, 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 buona. Giudice. 3-1. 3-1. Giusto. 3-1. Che venga sottolineato il punteggio, 3-1, quindi... più veloci di potrebbe essere 4, però... Prenditela con qualcuno. Signori, non si può favellare dal pubblico, mi dispiace. I suggerimenti... giallo, prossimo, fuori. Daspo, per la prossima. Diffidato. Comunque... Ma si canta ancora. Si canta ancora e quando si canta... Ci sono Giulia io. Spadaccio. Giulia... Arrivo. Venga, Spadaccio. Si appropinqui, cara Spadaccio, si appropinqui. Ma non so parlare. Cerchi chiaramente un verbo un po' difficile. Buonasera. Quindi, si è ambientata anche la giudice. Come stiamo? Ci riprendiamo adesso, vero? Sì, è che uno esclude l'altro, quindi è un po' confusionale. Provate adesso. Ok. No, non ho dubbi. Che insomma, così per sicurezza, sviamo ogni polemica. Allora, il club di Cotroico. Canta che ti passa. Jingle. Puoi andare a sedere. Posso? Vai. Il club di Codroipo ha la canzone Ricordati di me, di Antonello Venditti. Dall'album In questo mondo di ladri, uscito nel 1988, che fu colonna sonora anche del film di Gabriele Muccino. Vediamo. Siete pronte? Mm-hmm. Via. Ricordati di me questa sera che non hai da fare. Vada via. E allagata da questo temporale. Non c'è sesso e non c'è amore, né tenerezza nel tuo cuore. Capita anche a te di pensare che al di là. Anche a te di pensare che al di là del mare vive una città. Beh, le parole però erano tutte giuste, perfette. Bene ma non benissimo. Vediamo. Scusatemi ragazzi se vi passo davanti. No, prego, siete sempre così gentili. Allora, per il club di Orsari invece abbiamo la canzone dedicata a te dalle Vibrazioni del 2003, scritta da Francesco Sarcina, che fu poi anche giurato di Amici. Pensate un po'. Che escalation della carriera, un salto. Come si chiama questo? Francesco Sarcina. Beh, guardate che Amici è un programma molto seguito. Vai a condurre quello. Vabbè, comunque rientrando nel vivo, vediamo se la sanno questa canzone. Fai la faccia da Sarcina. Certe volte accade che ci sia bisogno di andar via e lasciare tutto al fato. Fare come un equilibrista che sul fondo sfida il crollo delle sue capacità. Ma questo è dedicato a te. Bravi. Brava Giulia. Immensamente Giulia è per la Spadaccia sta canzone. Esatto. Puoi anche tornare al tuo posto. Un applauso per la nostra Giulia Spadaccia. Sentiamo il giudice. Non è facile. Perché c'erano le parole erano precisissime di là. Qua c'erano dei tentennamenti un po' sull'intonazione. Punto quindi. A testa, che fai? Sarebbe da dare un punto a testa. Puoi fare quello che vuoi. Salomonicamente darei un punto a testa. Va bene. Salomonicamente un punto a testa. Il giudice ha scelto così, va bene. C'erano quindi delle pecche da entrambe le parti. Sì, va bene. Quanto siamo quindi, signor giudice? 4 per Orsaria, 2 per Codroipo. Possiamo dire che il buon Federico ha provato a recitarla invece di cantarla, però forse perché per loro sono arrivati perfetti. Sono arrivati bene, però. Come metrica, sì. Lui la recitava. Non la so suonare, ma non la so cantare. No, tu la cantavi bene. Lui praticamente recitava passo. Sì, è vero.
sai certe volte certe volte certe volte questo mondo crudele. Però alla fine un punto a testa e siamo tutti felici. Giusto. Cristiani, ti rispondi anche da solo. Chiedevo l'assenso. Vabbè. Anche l'assenzio tra un po'. Tra un po' anche assenzio. Detto ciò, terzo gioco, parliamo di calcio. Udinese, amore mio. Che cos'è Udinese, amore mio, Campazzo? Lei, lo presento io. Beh, insomma, sempre il solito gioco, se ci avete seguito dall'inizio. 5 azioni dell'Udinese che verranno interrotte all'improvviso. Avrete 3 alternative per decidere come andrà a finire. Dovrete farmi finire, chiaramente, di leggere le alternative. Nel momento in cui finirò potrete schiacciare il pulsante, prenotarvi e decidere qual è secondo voi la scelta giusta. Nel caso in cui vi prenotiate prima della fine delle alternative, signori, non potete più prenotarvi, quindi vi bruciate così la vostra mano. Perfetto? Dubbi? E sarete fustigati in sala mensa, va bene? Anche lì. Perfetto? Tutto ok? Va bene. Allora, partiamo con la prima azione. Occhio che si blocca subito, eh. Udinese-Empoli, stagione 2015-2016. Non suggerite. Stop. Che cosa è successo? Totò serve Zapata, e su questo non c'è dubbio. Che fa gol? Che prende il palo? Oppure c'è una parata di Skorupski? Quadroipo. No! No! No, errore! Parata di... No! No! Abbiamo fatto 35 gol, sono pochissimi, signori, non potete sbagliare. Andiamo a vedere. Eccolo qui. Solita meraviglia di Totò e gol di Zapata. Sì. Primo gol di Zapata. Bravo Scarbolo, che fai partire l'applauso. Primo gol di Zapata con la maglia dell'Udinese. Non avrei mai immaginato un errore su questa domanda, invece c'eri anche. Che stavi a fare, perdone. Vabbè. L'emozione. Eh sì. Partita persa, tra l'altro, quindi vabbè. Non è una novità, sì, purtroppo quest'anno. Non è una novità. Abbiamo rimossa per questo. Invece è bella anche da ricordare. Esatto. Allora, Udinese Samp, stagione 2015-2016. Questa è la soddisfazione. Che cosa succede? Terò fa un assist a Badu. Come? Con il petto. Con il piatto. Con la coscia. Parliamo di cucina. Assist con il petto. No. Con la coscia. Abbiamo urlato. Sì, giusto. Andiamo a vedere. Facciamo scorrere le immagini. Solita meraviglia di Terò, che insomma quest'anno è stato davvero meraviglioso. Eccolo qui con la coscia. Per Badu, che poi fa un bellissimo gol. Sta spaccando la porta. Esatto. E contro quei colori è sempre un bel vedere. Campazzo. Campazzo. No, stai scherzando. No. Dubbio intanto ci assale. Comunque, Atalanta-Udinese, sempre in questa stagione. Vediamo cosa succede. Allora. Cosa succede? Ali serve Zapata. Serve Badu oppure serve Widmer? Zapata. Esatto! Giusto, brava. Vediamo. Bravo. Anche questo è un gol di Duvan. L'ottavo, esattamente, l'ultimo che ha realizzato in questo campionato. Facciamo scorrere le immagini. Eccolo qui, Terò che si defila. Arriva lì, cross perfetto con il sinistro. Incornata di Duvan. Gol. Dello 0-1. Gol, meno male che abbiamo fatto questo. No, meno male che c'è Scarbo che ci ricorda come sono andate le cose. Uno dei pochi, purtroppo sì. Empoli-Udinese, stagione 2015-2016. Come finisce? Fermiamo per favore. Mi sono preoccupato tantissimo. Stesse partendo. Allora, vi dico che non fa gol. Saponara. Ma come para Carnesis? Con la coscia, con le mani, con il piede? Con i piedi? No. Con la coscia. Prenotati, se no Campazzo si arrabbia. Ah, è ancora acceso. Vai. Con la coscia. Giusto. Vediamo. Facciamo andare il rigore di Saponara e la parata di Orestis Carnesis, eccola lì, proprio con la coscia, insindacabile anche qui. La coscia stasera va. La coscia va che è una meraviglia, signori. Sì, infatti. Va con tutto. Va con tutto la coscia. Ancora l'Empoli, stagione 2015-2016. Cosa succede in questa azione? Ok. C'è una respinta. Para Carnesis, salva Eden Nilsson o salva Danilo? Salva
riserva da Nino. No. No. Prenotatevi. La prima che hai detto. Quindi? Respinta? No, la prima è... Sì. Carnet di non ricordo, la prima opzione che hai dato. Giusto, sì. giusto. Applauso. Andiamo a vedere le immagini. Qui c'è la parata di Carnesis, eccolo qui, il tiro da lontano di parete, se non vado errato, poi proprio su Saponara, grandissima parata di Orestis Carnesis, dedicata un po' a lui, la manche di oggi. Bene, bene, abbiamo finito. Quindi? 6-4. 6-4 per Orsaria. Due punti. Ci si gioca tutto col sapientone. Mamma mia. Tiratissima, signori. Che man. Come va, Brothers? Brothers. Sì. Bene, Brothers sono due. Tesi? Prego, notate, pure c'è l'orsetto che dovrebbe... E loro? E loro? No, si rilassano adesso, quello c'è la pausa musicale. Ci rilassiamo anche noi allora, ci rilassiamo pure noi. E noi nel frattempo vi annunciamo che come sempre, ormai se avete seguito la nostra trasmissione sapete che all'interno della fascia promozionale l'agenzia Turismo 85 vi propone settimanalmente un appuntamento diverso, un'offerta relativa a un soggiorno in qualche posto del mondo, ogni volta differente e ogni volta più fantasioso. A dopo, non andate via! State qui, restate qui! Turismo 85 Viaggi, l'agenzia del Friuli Venezia Giulia, presenta 4 imperdibili offerte. Alla scoperta dell'Oman, viaggio in Armenia con Nadia Pasquale, Giappone Bike Tour e Tour di Londra, Jack lo Squartatore.